Stasera picco, stasera ragazzi, picchi di ascolti. Chi è? Allora, dai, buonasera. Casè è già sparito. Allora, buonasera a tutti, siamo a questo quarto abbondamento, come direbbe Manginelli, non gio grip, appuntamento di Splash and Go Paddock Night. Allora, siamo qui con Gai già ride. Siamo qui con quattro illustri personaggi. Io, in base a come li vedo, qui abbiamo Lorenzo Casè. Ciao. Ciao Lorenzo, Michele Rugolo. Ciao Michele. Stefano Gai e Gaudenzio Tavoni come responsabile dell'ufficio stampa, ufficio stampa C-Sport per quanto riguarda il campionato italiano Gran Turismo. È colui che detiene tutto quello che è il patrimonio storico di questo campionato. Allora, andiamo in questo... andremo un attimo a capire quello che saranno la partenza del campionato, perché come ovviamente Gaudenzio ci ribadirà, è stato ufficializzato il campionato italiano Gran Turismo, che è quello che ci interessa soprattutto per quanto riguarda la serie Endurance e la serie Sprint. Allora Gaudenzio, AC-Sport non si è mai fermata, primo perché comunque dall'anno scorso c'era la nuova stagione in atto, poi con l'emergenza Covid si sono innescate una marea di problematiche infinite per quanto riguarda tutti i protocolli da mettere in campo. A che punto siamo? Dunque, hai detto bene, AC-Sport non si è mai fermata, perché eravamo già prima dell'emergenza Covid, quindi l'emergenza Covid è fine febbraio, primi di marzo, già avevamo stavamo allestendo una bellissima edizione, la numero 18, lo ricordo, 18 anni che in Italia si corre il GT. Sulla scia del grande successo del format dell'anno scorso, l'Endurance e lo Sprint, eravamo già partiti alla fine del campionato 2019, avevamo avuto già delle belle adesioni di team, e devo dire che stavamo raccogliendo verso fine febbraio una quarantina di adesioni, quindi pensavamo già di dividere le gare GT3 e GT4, okay? Come era successo anche in passato, poi tra l'altro, perché abbiamo sempre detto, nel momento in cui si potevano allestire due griglie di partenza a un certo livello, certamente avremmo separato le due gare. Ebbene, stavamo facendo questo, quindi un grande successo, Sprint ed Endurance era piaciuta, questo format l'anno scorso è piaciuto, nuovi team, devo dire, si sono avvicinati al GT tricolore, quindi grande successo. Poi, improvvisamente, come è accaduto, l'emergenza Covid, e questo ha bloccato un po' tutto, quindi l'organizzazione era già partita e naturalmente si è fermata l'organizzazione per qualche settimana, ma poi naturalmente AC-Sport, operando da remoto naturalmente con lo smart working, sia Marco Rogano, sia Ciro Sessa, io, Tiziano Minuti, Marco Ferrari, segretario, direttore generale di sport di AC, insomma abbiamo cominciato a dopo un blocco totale di tre settimane, abbiamo cominciato un attimo a rimettere le mani sulla edizione 2020 del campionato. Naturalmente con tutte le incertezze che avevamo fino a qualche settimana fa. Devo dire la verità che, come tutti gli sport in Italia, a partire dal calcio, ecco, nessuno aveva ancora delle certezze. Fortunatamente, nelle ultime settimane, negli ultimi giorni, diciamo, sono arrivate alcune certezze, perché abbiamo presentato un protocollo sanitario, operativo, che è stato approvato, e quindi abbiamo pubblicato un protocollo che riguarda però per il momento solamente i test, ok? Quindi non è stato predisposto il protocollo, quello ancora per le gare, perché quello... non è ancora pronto. È stato predisposto un protocollo sanitario e operativo. Che cosa fa questo protocollo? Questo protocollo definisce nei minimi termini come si svolgeranno
le sessioni di test che andranno da qui fino alla partenza del campionato. Al tempo stesso abbiamo pubblicato il calendario, ok? Tutti sanno ormai di dominio pubblico che il campionato partirà il 19 luglio dal Mugello per quanto riguarda l'Honduras e da Imola il 30 agosto per quanto riguarda lo sprint. Sì, intanto c'è Rugolo c'è Rugolo e Gai che si stanno smannando. Quell'altro, uno sta a Treviso e beve la birra, quell'altro sta a Milano, non si sa che fa. Non cioè, appena finito di bere per quello. Lasciamo perdere. Allora sì, andiamo un attimo a vedere quello che è il campionato, perché il campionato partirà il 17 di luglio dal Mugello con l'Endurance, 31 di luglio a Misano sempre con l'Endurance, 28 agosto Imola con lo Sprint, 18 settembre Vallelunga Endurance, 2 ottobre Mugello Sprint, 16 ottobre Monza Sprint, 6 novembre sempre Monza con l'Endurance e poi si chiuderà a Vallelunga il 4 dicembre con l'ultima gara della serie Sprint. La difficoltà ovviamente che c'è nel fare in questo momento i calendari sono comunque le concomitanze e soprattutto la stagione, perché di solito la stagione finisce a ottobre, qui arriviamo addirittura a dicembre. Quindi disponibilità di autodromi e quant'altro. Quindi è un lavoro, un work in progress. E di gomme da neve, ricordiamoci che se non erro l'anno scorso la 24 ore di Spa, ciò ci trovò, no, e Fisichella trovò la neve a Spa. Anche a maggio. Quindi, anche a maggio. L'hanno trovata tutti, l'hanno trovata solo lui. 6 dicembre Vallelunga, Roma ci porta sempre fortuna, un tempo abbastanza mite. 6 dicembre, certo è che alle 4 del pomeriggio sarà già quasi buio. Vabbè, no, tanto comunque Gaudenzio, i fari ci sono, no? Gaudenzio, siete stati già bravi a trovare delle date, a mettere insieme un campionato che fosse accettabile. Hai detto giusto, siamo stati bravi perché avete garantito già la disputa di tutti e due i campionati, è già stato difficile, devo dire la verità, l'impegno è stato notevole anche da parte degli autodromi e quindi devo dire che si è lavorato tantissimo nella C-Sport per mettere insieme questo calendario. Vi ricordo che abbiamo cercato di non doppiare le gare con il GT Open, no? Perché i nostri team, alcuni partecipano anche al GT Open, quindi oltre a fare il calendario, così come Stefano lo ha ricordato, abbiamo cercato di non sovrapporre le gare col GT Open e per il momento ci siamo riusciti. Adesso vedremo se il GT Open riuscirà a confermare quelle date, perché poi loro vanno in tutta Europa, quindi sarà impegnativo. E quindi è una seconda parte di stagione davvero piena di eventi, perché tutto il mondo corre nella seconda parte dell'anno, quindi vedremo un attimo come si svolgeranno questi campionati. Anche perché poi abbiamo visto che Le Mans è stata posticipata e soprattutto anche Blank Pain che aveva già tirato fuori il calendario, quindi c'è stato, questi incastri non sono semplici, perché gli autodromi non vivono solo di corse ma vivono anche di sessioni di test, vivono di giornate dedicate agli sponsor e quant'altro, quindi il lavoro sia per AC Sport che tutti gli altri, abbiamo visto anche l'altra parte, cioè anche il gruppo Peroni Race proprio oggi ha messo in calendario proprio le gare di quest'anno, che doveva essere già partita addirittura a marzo in quel del Mugello, che ormai è diventato il campionato, l'evento iniziale delle varie stagioni. Tanto qui vediamo Mario Targa che ci sponsorizza praticamente Fatele in Sicilia a Pergusa, e Gaudenzio si ricorderà quando siamo stati a Pergusa con il Ferrari, con il campionato italiano Gran Turismo. All'epoca c'erano le 360 GTC, c'era Kessel con Chiesa, c'era Piccini, c'erano tante, un bel andare, poi soprattutto un posto dove c'era veramente la passione per quanto riguarda il motorsport. Lo scorso anno quando hanno riaperto abbiamo visto anche lì sempre il solito calore. Allora, intanto fra tutti qui troviamo Stefano Gai, che l'anno scorso è il campione reggente per quanto riguarda il campionato italiano Gran Turismo, la serie Endurance, con Lorenzo invece che l'ha vinto due volte, una con la 430 GT2 insieme a Stefano Livio
e poi con Raffaele e Gianmaria nel 2014 con la 458 GT3. E allora voi avete vissuto, diciamo, tutti e tre, diciamo, come da piloti questo campionato italiano Gran Turismo, che quest'anno appunto diventa maggiorenne. I ricordi, i vostri ricordi. Vai, iniziate. Parti tu, che sono più ricordi, no? Ah, vabbè, sì. Ma ricordi, io ho iniziato in realtà nel campionato italiano GT nel 2003, allora con la 360, e poi negli anni successivi, 2004, 2005, anche 2006, ebbi la fortuna di correre con le GT1, quindi con la Ferrari 550, e poi 2005-2006 con il 575, sempre GTC. E poi nulla, nel 2007, se non ricordo male, le diciamo GT1 uscirono dalle griglie dei campionati nazionali e la classe, diciamo, regina divenne il GT2, allora con la 430 GT2 che aveva debuttato in maniera ufficiale l'anno precedente nel FIA GT, e feci il campionato con AF Corse, con lo zio Stefano Livio, ok? E insomma fu un campionato lottatissimo, ma come del resto lo sono sempre stati tutti i campionati italiani da quando esiste questo format, al di là della durata delle gare, ma quindi con l'handicap tempo, e tutti i campionati si sono decisi all'ultima gara, verosimilmente sì. all'ultimo minuto, basta vedere il campionato di Stefano dell'anno scorso, cioè si è deciso veramente sotto la bandiera scacchi. Quanto erano? 2 secondi e mezzo? Addirittura per una differenza, diciamo, di tempo, ok? E non tanto di posizione sulla griglia, ma insomma per questo assolutamente meritatissimo, e merito anche alla Federazione Dacci Sport, che negli anni ha saputo evolvere, aggiornarsi e anche ad adattarsi alle richieste, poi, no? Le richieste poi sono fatte di tante cose, molte volte non lo sono, diciamo, fatte per il piacere dei piloti, ma assolutamente per lo spettacolo, e non dimentichiamoci mai per ragioni, vuoi o non vuoi, contingenti di budget, che sono sia dei piloti che dei team, e in generale di qualsiasi tipo di lavoro e qualsiasi tipo di azienda. E poi negli anni successivi ho partecipato, ho avuto la fortuna, come anche Michele, di partecipare, di uscire dall'Italia, di partecipare a, non dico a campionati più importanti, ma a campionati, diciamo, diversi, ok? Con confrontarsi con tanti più piloti, anche di andare, per mia fortuna, in America in qualche occasione. Quello ne parleremo dopo, della parte americana. E poi nel 2014, proprio quando stavo anche lì, insomma, c'è stato poi nel mentre un altro step, diciamo, di riduzione, per così dire, di categoria, anche se ormai, voglio dirti, le ultime macchine sono così tanto sviluppate dalle case produttrici che ormai un GT3 va sensibilmente più forte sul tempo, sul giro, di quello che andava una volta una GT1, ok? E quindi, insomma, questo è tutto dire in merito alle prestazioni delle macchine che guidiamo, dire che ad oggi guidiamo, diciamo, macchine più piccole, in realtà sono più performanti di allora. E proprio nel 2014, l'anno in cui partecipai anche a delle gare in America, feci il campionato con Raffaele Gianmaria con la 458 GT3, e anche lì vincemmo Claudenzio e gli altri probabilmente si ricorderanno bene, con qualche strascico di polemica. E alla Roggia. Quindi ci è stato, dal mio modesto punto di vista, giustamente assegnato, me lo tengo caro, e questo è, insomma.
Eh sì, ci ricordiamo tutti in sala stampa con Gaudenzio, praticamente tutti, come direbbe qualcuno, tutti in piedi sul divano, perché comunque quello che successe alla Roggia ci lasciò abbastanza perplessi, e nonostante tutto Raffaele riuscì a arrivare sotto al traguardo. E proprio per questo qui Ascisport è sempre stata, bene o male, non criticata, però tutti, ah madonna, questo balance delle performance, perché di qua, di là. Poi dopo invece alla fine Ascisport ha sempre avuto ragione, perché all'ultima gara, gara 2 dell'ultimo appuntamento, si è sempre giocato il titolo, sempre. Sì, no, ma io sono contento che Lorenzo lo riconosca, no? Perché alla fine tutte le edizioni si sono risolte all'ultima curva dell'ultimo giro, no? Oltre al BOP, però, c'è anche l'altro handicap tempo, che no? Quelle penalizzazioni in tempo, gli handicap che molti criticano, no? Perché la velocità è velocità, vinci chi va più forte, perché lo devo penalizzare? E in realtà, una volta penalizzo te, una volta penalizzo il tuo concorrente, e quindi alla fine però arriviamo tutti all'ultima gara. Un po' questo è il segreto del campionato. Abbiamo sempre cercato di portarlo alla fine, all'ultima gara, e quindi questa è stata sicuramente la formula vincente. Lorenzo ha fatto tutto il percorso, dalla GT1, GT2 e GT3. Lorenzo Casè è stato uno dei primi piloti nel 2003 a inaugurare il campionato, lo ricordiamo, che il campionato in Italia è arrivato nel 2003. Eh beh sì, poi all'epoca tutti pensavamo di non poter fare a meno delle GT1, no? Ricordiamoci che nel campionato italiano sia le 550, le 575, abbiamo visto la Lister Storm di Racing Box. La Viper, no? La Lister ogni tanto si perdeva pezzi lungo il... La Salina S7R, quella portata da Dirisio, che mi ricordo... Ragazzi, della Maserati, la MC12. Aspetta, Rugolo, non andare avanti. Stavo raccontando. Sì, ma fagli dire qualcosa. No, nel senso, la Lister Storm, che di solito perdeva i pezzi... Perdeva i pezzi per strada, mi ricordo proprio a Vallelunga persero il campionato, se non erro c'era forse Zonka con Lancelotti o qualcosa del genere, la Viper e quant'altro. Te invece, Michele, che ricordi hai del campionato italiano Gran Turismo? Ma dopo questa birra pochi ricordi, no dai, a parte gli scherzi. Vabbè, light quella, Rugolo. Ho fatto, in realtà io non ho mai fatto un campionato intero nel GT italiano, purtroppo. Ho fatto varie apparizioni, mi ricordo che... Fatti due domande, Michele, fatti due domande. Sì, beh, ma no, ma fatti due domande, se quelle poche gare che hai fatto le hai fatte con me, quindi... Ho già anche le risposte, perché sono troppo scarso. Io perché lì sul divano. Cazzo, Rugolo scarso, oggi ho detto vai, fammi tirare giù un attimo il curriculum, questo è tutto il curriculum di Rugolo. Sì, ma ci ho messo anche praticamente... le... Ci ho messo anche allora, carte a parte, allora, Formula 2, Formula Renault, World FIA Cup Prototype Championship LMP 900, Le Mans, Formula 3 in Italia, test driver per Italy GP A1, ha corso con le Ferrari praticamente quasi con tutte, da 430 in su, Le Mans, ecco questa qui Rugolo, nel 2012 winner One Roo 300 Australia. Che è una gara con canguri? Ascoltami. Allora, devi mettere dentro di tutto, no? Cioè, qualsiasi cosa, anche le gare della parrocchia vanno messe dentro nel curriculum, fanno mucchio. No, aspetta, la mia domanda era, e soprattutto questa è una domanda rivolta a voi piloti, guardando i vostri curriculum, di tutto rispetto comunque, avete girato il mondo, Italia, Europa, America... In questo caso Australia, c'è anche chi ha fatto la 12 ore Bathurst. Che differenza hai trovato nell'approccio alle corse? Allora, parlo io? Sì. Vado io? Ok. Allora, ho trovato due mentalità molto simili in termini di competizione per quanto riguarda America e Australia, sicuramente. Sono due popoli totalmente diversi culturalmente, in apparenza sono simili, in realtà la gente è veramente diversa tra America e Australia.
Comunque, in termini di corse, ho visto una grandissima passione. Forse in America è il posto dove il pubblico partecipa di più. Sarà anche perché gli eventi che ho avuto il piacere di partecipare, a cui ho avuto il piacere di partecipare, sono molto importanti, tipo la 24 ore di Daytona, tipo la 12 ore di Sebring. Però quello che manca, ad esempio, in Italia è la passione del pubblico stesso, nel senso che lì andavamo alle gare e c'è gente che cominciava a piantare le tende già dal mercoledì, già dal martedì. Quindi era un evento che in Europa si vede solamente alle mani. Al Nürburgring anche. Eh? Al Nürburgring, a Spa. Sì, ok, però come Le Mans direi si può avvicinare Sebring, cioè diciamo che sì. In America è una costante, ok, a tutte le gare a cui ho partecipato in America il pubblico era sempre presente e forse c'è proprio anche un'idea diversa, mi spiego, in America la gente andava a passare un weekend in famiglia in un circuito, cosa che in Italia capita raramente. E lì io vedevo addirittura due o tre generazioni di famiglie. C'era il nonno, il papà, il figlio, il nipote, tutti assieme a fare campeggio e a passare un weekend in un circuito. Quello è un aspetto, l'aspetto umano che invidio a questi popoli. E invece dal punto di vista dei circuiti, noi abbiamo dei circuiti bellissimi in Italia, in Europa in generale, in America e anche in Australia sono molto più old style, cioè muri vicino all'asfalto, molto pericolosi, vie di fuga inesistenti, però dove in realtà si può fare ancora la differenza. Cioè il pilota forte rispetto al gentleman può realmente fare la differenza. Oggi se vai a correre al Paul Ricard, con tutto rispetto per l'infrastruttura che è mega, mega fantastica, galattica. Mega galattica, fantastica, e struttura devo dire bellissima, però è un piazzale dove tutti, anche il gentleman, può permettersi di avvicinare i tempi dei piloti professionisti, perché tanto se sbagli vai largo ai 200 metri di via di sfuga in asfalto e quindi te la cavi. Questa cosa Michele mi fa molto sorridere, perché al Paul Ricard ovviamente le vie di fuga sono enormi, ma uno è riuscito a fare un telaio a banana. Allora, picchi ovunque. Se vuoi picchiare, picchi ovunque. Ne ho viste picchiate di macchine anche al Paul Ricard. Però diciamo che, ecco, al Paul Ricard picchi... È abbastanza piatto, però. A Bathurst, invece, in Australia, generalmente picchi e ti fai male. E quindi lì è dura. Inevitabilmente la gente alza il piede. E lì veramente c'è una differenza tra un pilota professionista e un gentleman. Se al Paul Ricard è di un secondo e mezzo, due secondi, a Bathurst sono 7 secondi che ballano. E infatti, a questo proposito, abbiamo visto 2 anni fa, proprio alla 12 ore Bathurst, un incidente incredibile. Tra l'altro, per chi non lo conoscesse, questa è una gara che è un circuito che praticamente gira sul Mont Panorama. È una gara incredibile e tra l'altro è stata vinta anche da Wilander, è stata vinta all'epoca anche da Montermini, una gara molto, molto, molto particolare anche per quanto riguarda, per esempio, Ottavo Gaudenzio, il briefing. Nel briefing ti viene detto che nel caso la vettura si fermi, devi rimanere in macchina, non puoi scendere, almeno che non prenda fuoco. No. Calma. Allora, nel briefing ci sono 2 o 3 note che sono splendide. La prima è, allora, nel briefing, se hai un incidente o se rimani fermo nella pista con la macchina, attenzione quando salti il muretto, perché è molto probabile che tu ti trovi a doverti difendere da un serpente velenoso. Sì, lì poi c'è di tutto, ragni, serpenti. Altro aspetto, bandiera gialla può voler dire 2 cose, incidente semplicemente o canguro a bordo pista. Doppia bandiera gialla può voler dire marshals, commissari in pista o canguro in pista. Il marshal che scaccia il canguro. Ma se gli appassionati vanno su YouTube a vedere dei video e digitano Bathurst canguru, ok, vedono un sacco di botti, purtroppo sfortunatamente, di macchine che appunto colpiscono i canguri.
che sono delle bestie, ricordiamolo, che arrivano anche a 1,80 m d'altezza, non so per quale peso, e fanno dei danni veri. E io ho visto gente farsi veramente male. Sì, tra l'altro salutiamo lo zio Tonino, che ormai tutti conoscete, no? Che ora è in ritiro spirituale in quel di Orvieto, che lo salutiamo tanto e lo vogliamo rivedere in pista. Sì, in effetti questa passione per quanto riguarda gli americani è incredibile, basta considerare la NASCAR, quante anche negli ovali da 1/4 miglio che sono sempre pieni, la 24 ore di Daytona, la 500 miglia di Indianapolis. Io mi ricordo anni fa, e tra l'altro non so se già Stefano correva nel Ferrari Challenge, durante l'LG Super Racing Weekend a Donington c'erano appunto le famiglie con i bambini che erano lì a vedere le gare. Noi andammo tra l'altro anche un anno che c'era il Superstar e correvano con i motorini 50 modificati, quindi ginocchio a terra, cosa incredibile che in Italia riusciamo a vedere a Vallelunga, Mugello, Pergusa. Pergusa, io ti ricordi, Gaudenzio, quanta gente c'era a Pergusa quell'anno che siamo andati giù? Comunque non male. Ma lì purtroppo la federazione non può farci ben poco. No. Lì, cioè, anche perché l'ingresso è gratuito, quindi. Esattamente, cioè, l'ingresso è gratuito, sì, magari gli si può dire alla federazione di fare compatibilmente con i budget un po' di promozione in più, tra virgolette, però c'è proprio un problema di fondo culturale alle spalle di questo approccio alle competizioni, che è diverso, c'è poco da fare. Assolutamente, io mi ricordo all'epoca, per esempio, del Superstar, una formula, diciamo, tra virgolette azzeccata, anche se poi le macchine erano un po', diciamo, quello che erano. Il problema sta che comunque il tifoso ha bisogno di vedere da vicino le macchine, i piloti, e tra l'altro proprio la C-Sport dallo scorso anno, che aveva introdotto anche la Pit Walk e tutte queste cose così, si sta portando verso quella direzione, anche perché la sessione autografi, come abbiamo sempre visto nel CGT e tanto altro ancora, si sta cercando. Non è facile quest'anno, tra l'altro per via della pandemia, i protocolli sono quelli che sono, quindi sarà molto difficile, però la strada che viene imboccata secondo me è quella giusta. E a proposito di pubblico, proprio Lorenzo, che ormai ci conosciamo da tanti anni, anche quando ha partecipato per esempio alla 24 ore di Daytona, anche con i bambini che gli chiedevano l'autografo. In Europa ci sono le persone che arrivano con i libri grandi così, con delle foto che io mi ricordo. Malucelli a Donington dice, lo vedevo un po' titubante, dice: che è successo? Ma dice: sono arrivati dei tifosi inglesi con delle mie foto quando facevo il Formula che non avevo nemmeno io, e vengono lì rispettosi, fanno la fila, chiedono con cortesia di fargli fare l'autografo sulla fotografia. E Lorenzo ce n'ha una a Daytona, ti ricordi, con quel bambino? Ma guarda, io dico semplicemente questo, che sono completamente d'accordo con Michele, sarà perché comunque più o meno al di là poi in ambito GT, ecco, diciamo questo, abbiamo vissuto quasi le stesse esperienze, ok? Il problema, secondo me, se problema si può chiamare, è culturale, ok? Parte, come dicevi giustamente tu, dai bambini, perché per esempio a Daytona durante i test c'erano queste comitive di bambini, ma parliamo di bambini che erano più piccoli di mio figlio, allora io parlo di 2014, ma perché la scuola li portava in gita a Daytona ai test, ok? Allora, per tornare un secondo a quello che stavate dicendo, mia modestissima opinione, è bello quello che fa la federazione, che poi è un qualche cosa che in altri campionati si fa già, ma in Italia secondo me quella cosa può servire ed è sicuramente piacevole, ok? Più che altro a dare un qualche cosa in più a chi già viene, ok? Ma dal mio modesto punto di vista non sono quelle le cose, o ci vorrà comunque tantissimo tempo, perché deve cambiare la cultura, semmai cambierà, e la passione per il motorsport, cosa che invece sappiamo tutti benissimo è impressionante, forse perché è più facile da approcciare
anche al motociclismo, okay? Ma anche da categorie inferiori, dove il privato va a girare con la propria moto i turni liberi al Mugello, a Misano e quant'altro, perché poi va a vedere la MotoGP al Mugello e a Misano. Invece, purtroppo, con le macchine che utilizziamo noi non è che si possono fare dei track day per far divertire la gente, perché costa un patrimonio. Allora, siccome è culturale, ripeto, giustissimo, mi piace, mi sono, quando ho avuto la possibilità, messo a disposizione per la sessione di autografi che organizza la federazione, la distribuzione di gadget e quant'altro, ma la cosa parte da molto più lontana. Secondo me la cosa è radicata nella cultura del popolo italiano che va a vedere la partita di paese di calcio, senza nulla voler togliere alla squadra del mio paese, oppure sceglie di andare in spiaggia, in montagna, da qualsiasi altra parte, ma ha poca passione di fondo per il nostro mondo dei motori, poi magari per tanti altri. Poi ripeto, è una mia opinione e come tale rimane. Questo, se può essere, diciamo, poi se può far scaturire qualche altra, diciamo, idea a Gaudenzio e compagnia, previo che noi dobbiamo essere a disposizione, che venga. Hai perfettamente ragione. Noi qui dobbiamo rifarci a una mentalità che ha l'appassionato italiano rispetto all'appassionato estero. Ricordo negli anni '80, quando ero detto stampa Renault, Spagna, nell'86 a Jarama c'erano 40.000 persone alle finali internazionali Renault, erano Renault 5, con 100 cavalli di potenza, ok? La passione è diversa. Da noi diciamo che c'è solo la Ferrari? No, alcuni dicono, sa, perché in Italia voi avete la Ferrari, quindi tutta la passione è per la rossa e avete un po' dimenticato le formule minori. Questo è un po' l'accusa, no, di tanti appassionati esteri. Forse potrebbe essere anche questa la verità. È anche vero che portare in autodromo gli appassionati non è semplice. Noi abbiamo fatto degli esperimenti, addirittura con l'ingresso libero, le iniziative in autodromo. Ci vuole tempo, hai ragione, ci vuole tempo. Si fanno queste iniziative, ma bisogna lavorare sulla mentalità, degli appassionati, dei nostri appassionati, che diciamo così sono meno attaccati rispetto ai colleghi esteri, alle categorie inferiori rispetto alla Formula 1. Quest'anno abbiamo visto più gente in autodromo. Sì, abbiamo sicuramente visto, sì. L'abbiamo vista più gente, abbiamo fatto delle iniziative, stavamo lavorando su questo, aiutati anche da chi? Da qualche nome, perché giustamente lo ricordiamo, l'anno scorso abbiamo avuto grandi campioni come Villeneuve, Fisichella, Zanardi, senza nulla togliere agli altri, però sono piloti questi che richiamano senza dubbio. Indiscutibilmente. Richiamano. Beh, assolutamente. Io ricordo il primo anno che venne Zanardi, che praticamente, come si ricorda Gaudenzio, al Mugello ero lì perché stavo chiamando il podio, non c'era verso di muoversi. Questo è normale, il personaggio ovviamente fa il suo, insomma, in più. Tra l'altro, giusto, Rugolo, visto che a Bathurst sei stato due volte, no? 2014-2015, tre volte. Qui vedevo due, manca la terza, vabbè, però vedo che ti sei trovato bene, perché nel 2015 hai fatto il secondo giro più veloce in gara, quindi ti sei trovato bene. No, a Bathurst l'ho fatta tre volte, due volte con Cioci la seconda volta in realtà non c'è stata una seconda volta, perché il mio compagno di squadra ha sbattuto due volte violentemente, non Marco, il terzo, e sì che è andato in ospedale e quindi non c'è stato niente da fare. La terza volta invece, quindi in realtà di fatto hai ragione Stefano, l'ho fatta due volte in pratica. Comunque l'ultima volta sono andato bene. In Australia sei andato tre volte, diciamo così, va? In Australia sei andato tre volte. Esatto, che è lunga, un gran bel pola. Però l'ultima volta sono andato bene.
avevamo una macchina che andava fortissimo e io ho fatto il secondo giro veloce della gara, oltretutto con le gomme al secondo stint, perché per salvare un po' di tempo mi ha dato la magari macchina di notte. No, di notte no, però no, lì, Australia, siamo appena sopra Sydney geograficamente parlando, un caldo della Madonna, terra bruciata, periodo quindi piena estate australiana, perché si parla di fine gennaio, di conseguenza sì. Lì sotto è piena estate, e i tempi si fanno veramente presto alla mattina. La gara parte alle 4:30 di mattina, buio pesto, e finisce chiaramente alle 4:30 di pomeriggio, e i tempi giusti si fanno direi dalle 6 alle 8 di mattina più o meno. Dopo si alza la temperatura e si perde 1.5 secondi di ritmo al giro. Però sì. Tra l'altro, allora, qui abbiamo Stefano Gai e Gaudenzio Tavoni che hanno un qualcosa in comune. Perché ma Gaudenzio è parrucchiere. Sì, no, Gaudenzio. Vabbè, no, io non vi dico i miei. Io Gaudenzio mi offenderei se fossi in te. Allora no, perché Gaudenzio in questo periodo abbiamo un capello fluente, purtroppo il parrucchiere ci attende, ma avete provato a prendere appuntamento dal parrucchiere? Cioè, il mio c'ha 70 persone avanti, ecco, quindi io ho appuntamento a giugno, quindi, ecco, e quindi hanno due cose in comune, no? Perché nei loro hobby, no? Per esempio Gaudenzio in questo momento è diventato un po' architetto giardiniere, perché ha rimesso a posto un giardino e dovete vedere che lavoro che ha fatto, veramente spettacolare. Mentre dall'altra parte abbiamo praticamente Stefano Gai, che è amante invece dei fiori, i suoi tutti i vari innesti. E infatti l'anno scorso praticamente Stefano Gai per gli amici Oleandro, giusto? Ma allora, che fossi scemo lo sapevamo, però non pensavamo poi così tanto. Tutto perché mi sono morte delle piante a casa, vabbè. Questo l'hai detto te, eh? Io non lo volevo accennare. Se finisce la batteria della centralina dell'irrigazione ad agosto è normale che muoiano, cioè non è colpa mia quella. All'abbonamento alla rivista Mani di Fata, Stefano, non so se lo sapevate. Sì, infatti ha detto quest'anno quando correva sulla macchina c'aveva lo sponsor Fito, quello dei cosi. Senti, però avevi promesso che ci portavi una persona, Stefano, un ospite. Chi vuoi come ospite? Ti avevo detto che quello volevi Ugo. Sì. Adesso lo facciamo arrivare, allora Ugo, adesso lo chiamo, vediamo se arriva. Allora Stefano invece lui sempre rimasto nel mondo Ferrari, praticamente ha iniziato con il Ferrari Challenge, no? Ricordiamo il monomarca Ferrari nato nel 1993, all'epoca con la 348, 355, con la 360 e poi la 430, e diventa campione italiano nel 2009 e 2010, e poi l'anno successivo 2011 con la 458 e poi nel 2012 il GT, vice campione europeo con la GT3. Si è rimasto sempre a Maranello. Sì, il marchio sono sempre stato fedele, è chiaro che è un marchio prestigioso come tutti sappiamo, quindi è difficile andare a trovare delle soluzioni alternative, anche se negli anni qualche possibilità poi c'è stata, però diciamo che il fascino di correre con le Ferrari, il prestigio, il nome ha tantissimi vantaggi, oltre a quello della visibilità, il fatto che tanti sponsor possono essere coinvolti nell'operazione, perché sono più felici di sponsorizzare eventualmente una macchina rossa con un cavallino piuttosto che altre vetture, quindi per una serie di motivi sono sempre rimasto legato al marchio e dal challenge, come dicevi tu. Poi dopo nel 2012 ho fatto questo salto nelle vetture GT, prima col FIA GT3 nel 2012 con Amato Ferrari, con F Corse, poi nel 2012 l'European Le Mans Series proprio con Lorenzo come compagno di squadra. 2013, scusa, sì, hai ragione, il 2012 FIA GT3 e 2013 l'European Le Mans Series con Lorenzo e con l'amico Andrea Rizzoli, e poi 2014 Blen Payne, dove abbiamo vinto la categoria Pro-Am, e poi 2016 il primo titolo italiano e 2019 l'ultimo.
l'ultimo appena concluso. A parte stavo guardando quella Maserati, non c'è quella macchina, chissà come mai. No. E tra l'altro era sponsorizzata Delicious, me la ricordo benissimo. Con Lorenzo ci tenevamo in contatto ovviamente per questa cosa. E tra l'altro, perché, scusami, quella avresti potuto, dovuto riceverla anche da me, non ce l'hai quella lì? No. L'ha venduta. Vabbè. Non l'hai mai chiesta? Sì, è probabile. Oh, cioè, te la chiedo ora. Tra l'altro, Rugolo, che c'hai lì? Che stai facendo vedere? Il ventaglio di Kitana? Rugolo, tra l'altro, è partito dalla pole nel 2014 per quanto riguarda la categoria GT AM. Giusto? Alle Mans? Sì. Che sensazione è? Anzi, giusto, Ste, te non hai nessuna partecipazione alle Mans, giusto? No, alle Mans no. Cioè, l'ho fatta, ma nel challenge, non la vedo. Nel challenge, sì. Tra l'altro, che sensazione è nelle Mans? La pole, soprattutto essere alle Mans. Io posso raccontare la mia storia per quella che ho vissuto, cioè dal mercoledì fino... Partire dalla pole non ne ho la più pallida idea, perché è partito quel cretino di Sam Bird che dopo ha pensato bene di disintegrare la macchina dopo un'ora e mezza mentre eravamo primi, quindi non ho nessuna idea di cosa voglia dire partire dalla pole di 24 ore di Le Mans. Tra l'altro quell'anno lì veramente potevamo vincere a mani basse, okay. Allora, affermazione da prendere con le pinze, nel senso che Le Mans è sempre una gara di 24 ore, quindi c'è sprint, fortuna, di velocità, affidabilità, tutto quanto, è un mix di componenti, però in termini di setup della macchina eravamo a postissimo, e in termini di line up, chiamiamolo così, termine inglese, di piloti, quindi tutti e tre i piloti che dovevano rispecchiare la categoria Gold, Silver e Bronze, eravamo competitivissimi in tutte e tre, in tutti e tre i punti. Bird andava forte, ha fatto la pole, io come Silver giravo come Bird, e il nostro Bronze, Gentleman Steve Wyatt australiano, era velocissimo, e quindi diciamo che avevamo ottime chance di vincere la 24 ore. E invece purtroppo quella volta mi sono veramente arrabbiato con Sam Bird, perché ha fatto una stronzata, si può dire. Tanto ormai hai detto. Esatto, incredibile, nel senso che sì, ha voluto strafare in condizioni proibitive, perché è venuto giù uno scroscio d'acqua incredibile. Le Mans, ricordiamo, 13 km di pista, quindi possiamo trovare da una parte il sole, dall'altra parte diluvio. Sì, io ricordo sempre un aneddoto per quanto riguarda Andrea Chiesa, ricordiamo che poi è stato anche campione italiano del campionato di Treno Gran Turismo con la 360 GTC insieme a Loris Kessel nel 92 in Formula 1 a Spa. Durante un giro ha trovato la nebbia, il sole e la pioggia a Spa, che è praticamente la metà. Sì, però anche Spa è un classico. Guarda che io ho perso, sì, una gara del GT Open con Maurizio Mediani, ok? Perché Maurizio ha fatto la scelta, adesso non ricordo esattamente se era pioggia o asciutto, però vado a memoria, pioveva da una parte del circuito, pioveva fortissimo in una zona del circuito, in un'altra parte era asciutto. Maurizio ha voluto partire con le gomme da bagnato, perché si aspettava che la pioggia avrebbe invaso, diciamo, tutto il circuito, e in realtà non è stato così. C'erano quattro curve da Bruxelles, che è praticamente a metà circuito, fino alla doppia sinistra, la pista era bagnata, il resto è rimasto asciutto, è andato a asciugare anche l'altra parte, abbiamo perso una gara dove partivamo in pole. Si è stati in testa tre giri, dopo Maurizio ha fatto fuori le gomme, ovviamente. E quindi, anche perché sappiamo come si comportano le gomme da bagnato, però, quando la pista è asciutta. E, però lì è tirare una monetina 50-50, veramente, no? Cioè, chi ci azzecca è perché veramente ha fortuna. Sì, a Spa è successo, io a 24 ore l'ho fatta solo un anno, all'epoca c'erano ancora le MC12 e praticamente il valzer dei box, perché in una parte pioveva, dall'altra parte era asciutto, insomma è comunque una lotteria, e la lotteria è stata anche nel campionato di Treno Gran Turismo, diverse cose, diversi anni sono successe queste cose. Stefano, l'anno scorso
ti sei ritrovato in macchina con Jacques Villeneuve, che tra l'altro Jacques ha fatto quando ha fatto il sedile a Vallelunga, tra l'altro Gaudenzio era presente, era la prima volta che montava sulla 488. Sì, non solo Jacques, diciamo che l'equipaggio era un equipaggio molto particolare perché c'era anche Giancarlo Fisichella, quindi è chiaro che Giancarlo è un habitué di Ferrari, delle specialità Gran Turismo, eccetera, quindi siamo abituati a vederlo. Jacques era la prima volta su una vettura GT, prima volta su una Ferrari, poi aveva un numero particolare, il numero del team, della scuderia 27, Baldini 27 Network, quindi il numero 27 che ricordava quello di suo papà, e quindi erano tante cose che hanno reso quella stagione molto bella, molto particolare e che rimarrà sicuramente nella storia, specialmente mia, perché appunto vedere il mio nome affiancato a due nomi così prestigiosi come quello di Giancarlo e di Jacques è una cosa che ricorderò per sempre, diciamo. Beh, in effetti, a proposito di Ferrari, per quanto riguarda Michele, nel suo vasto curriculum c'è anche che è un collaudatore, perché sviluppa anche la macchina, perché è un uomo Michelotto. No, ma allora, nacque tutto dalla 458, quando i primi giorni che andava messa in pista, il primo giorno in realtà che andava messa in pista, c'era la necessità di fare un lavoro noiosissimo, ovvero prove aerodinamiche, prove di cambio sul circuito di sull'aeroporto di Padova. Io abito vicino a Padova, a Treviso sono 40 km, quindi mi hanno chiamato dalla Michelotto, ero già nell'orbita F Corse, quindi diciamo che nell'ambiente Ferrari c'era, lavoravo già nei corsi Ferrari da anni, eccetera. Quindi ho fatto tutta sta di notte, avanti e indietro in questo aeroporto, per provare a tirare delle marce e vedere un po' come funzionava la macchina aerodinamicamente. Da lì mi hanno chiesto se andavo il giorno seguente a fare delle prove vere e proprie di setup, eccetera, sul circuito di Adria. Questi erano i primi giri della 458 GT3. E da lì è andato avanti un pochino, nel senso che da lì mi hanno chiesto, ma andiamo direttamente a Fiorano, siamo andati direttamente a Fiorano, e dopo ho fatto un po' di sviluppo, un po' di... e tantissime delibere delle macchine nuove che andavano consegnate a clienti o team. È stato un'esperienza bella, e soprattutto è stato un modo per me per stare tanto in macchina, perché negli anni 2012, 13, 14 io direi che facevo probabilmente 10-15 mila chilometri all'anno in macchina, cioè io ero in macchina tutte le settimane o per una cosa o per un'altra, anche banalmente per fare 20 giri, però io ero in macchina ogni settimana un giorno, due giorni, cioè, quindi ho acquisito una dimestichezza con il 458 che non ho mai più avuto con nessun'altra macchina, ma che mi ha permesso anche di andare veramente bene. In alcuni momenti io mi sentivo tra i più bravetti a guidare le GT3, ma non perché fossi più intelligente, fossi un fenomeno, semplicemente perché io avevo sulle spalle una montagna di chilometri che la maggior parte degli altri non aveva. Beh, quello è stare in macchina è molto importante. Lorenzo, cominciamo dall'inizio però. Qualche aneddoto tuo? Raccontagli di Valencia, col GT2, circuito cittadino, che anno era? Ma chi devo rispondere, io? Sì, raccontagli un aneddoto di Valencia GT2, track walk. No, ma non ti guarda, non gli racconto del track walk, gli racconto di quando ero sulla banchina del porto che mi hai fatto il gavettone che ti avrei staccato la testa, guarda. Quell'anno lì per me è stato un anno tanto difficile, al di là delle mie poi, diciamo, del mio periodo sentimentale, diciamo, complesso, ma fu particolarmente difficile perché dopo la prima
dopo la prima gara di Vallelunga, e praticamente nulla, scoprì di soffrire una di una patologia, ok, che per forza di cose ho ancora oggi. E mi venne una trombosi ad una gamba, al cavo popliteo, e quindi dovetti interrompere il campionato, che era, stavamo facendo l'Open GT, appunto, io e Michele, lui che racconta tanto di aneddoti, no? Quando appunto mi... Che era 2015. Non sto nemmeno a dire di chi ci aveva torto, ragione o che cosa. Guarda, mi prendo pure del babbo io, no? Mi scontrai con Montermini e mi girai alla Roma, ok? No, non è che ti sei girato. Sì. Ti ha fatto girare. Sì, ok, va bene. Io ho chiuso, la colpa era la mia, diciamo. E andai al box, questo qui era incazzato come un puma, no? Perché, per come, una cosa e l'altra, ho detto, dico, non ce lo vedo tutto questo torto, e lui mi rispose qualche cosa del tipo, ci avrei fatto uguale perché vita mia, morte tua. Va bene, ok, dico, me lo devo fare insegnare da Rugolo, comunque va bene così. Ma scusami, però gli puoi lasciare un metro di porta aperta, un metro e mezzo di porta aperta a Montermini? No, ma infatti ho detto che è stata colpa mia. Poi diciamo che quell'anno, volente o nolente, non per quello, per me non avrebbe cambiato più di tanto, perché purtroppo, insomma, ebbi quell'incidente di percorso che poi, peraltro, insomma, si è ripresentato altre volte nella mia vita, ma diciamo che non ha influito come quell'anno nelle corse, però insomma, ho capito tante altre cose. Poi insomma, io e lui avevamo sempre questo rapporto di amore e odio, però odio e amore, davvero amore e odio. Io Lorenzo voglio un bene incredibile, che sia chiaro, cioè, guarda, come sei falso, sei veramente falso. Lorenzo oggi pomeriggio mi ha chiamato, ha detto che ti odia, che non ti supporta e che paracarri come te non ne ha mai trovati nella sua carriera, quindi pensate quanto è falso Rugolo. È il messaggio che ha mandato anche a me, ha detto un rivetto è piantato, è più veloce. Guarda, io so questo, so che comunque, e probabilmente lo sanno Michele e pochi altri, che quell'anno, ok, quando diciamo successe quella cosa, al di là del fatto che poi riuscì a ritornare a fine stagione praticamente mutilato, ok, ma in ogni caso quell'anno decisi di lasciare gli sponsor sulla macchina, saltai tre gare se non ricordo male, ok, e a Michele, proprio per mia volontà, furono sempre messi a disposizione dei compagni e dei piloti ben più bravi di me, quindi ha avuto sicuramente l'opportunità di farsi valere, e tant'è, perché io diciamo poi sicuramente come tanti ho commesso degli sbagli, ma con orgoglio e presunzione ho sempre detto che fino a quando qualcuno non mi viene a dire di persona hai sbagliato in questo, guarda che ricordi male, poi io ho ben presente quanto diciamo voglia bene a Michele, lo apprezzi come pilota, e lo dico chiaramente che lui è cresciuto tantissimo, perché il 2008 comunque era quasi una delle sue prime esperienze o primo campionato con la Ferrari nell'Open GT, che era tanto diciamo impegnativo, e lui è cresciuto tantissimo, tant'è che quando ci giocammo di nuovo, mi giocai il campionato nel 2015, ero in equipaggio con Stefano Gattuso, e il team alle ultime due gare decise, ma in accordo tra me e Stefano, di dividere gli equipaggi. Io anche lì non siamo stati molto, molto fortunati, probabilmente, adesso per far fare un sorriso a tutti, probabilmente anche Michele potrà dire che nel 2015 non ero più la pippa del 2008, però chiamai Michele, volevo lui, perché secondo me in quel periodo lui era uno a livello internazionale sulla 4.58, proprio per quello che ha detto prima, secondo me era uno dei piloti più veloci in circolazione.
Poi non siamo stati fortunati, perché lo sa benissimo che non ho vinto, non me la sono giocata perché abbiamo bucato. Sì, no, ma perché abbiamo bucato... L'ammortizzatore, ok, ma non abbiamo tutti la retroscena. Quello lì è stato un weekend veramente, cioè... Con Gaudenzio di questi weekend ne abbiamo visti tantissimo. Ricordiamo l'anno scorso, weekend di Vallelunga, nell'Endurance, la lotta, un derby Roma-Lazio tra Fisichella e Cioci, con Giancarlo che si va a infilare al Tornantino. Ti ricordi, Gaudenzio? Lo ricordo perfettamente, ma il weekend per eccellenza è stato l'ultimo dell'Endurance, quando tre volte è cambiato il vincitore del titolo italiano. Di quel weekend si è scritto, si è raccontato tantissimo. Di tutto, è stato un weekend incredibile, perché Stefano poi ha avuto il merito di vincere questo campionato, l'ha vinto meritatamente, ma al termine di un weekend veramente che forse nessuno avrebbe potuto scriverlo con maggiore suspense. Ricorderete la BMW che rompe, si ferma. Un cuscinetto, tra l'altro, che avevano cambiato proprio per l'occasione. Avevano il titolo in tasca, perché poi dovevano arrivare sesti, mi pare, ecco, quindi una gara tutta di riposo, e quindi avevano il titolo in tasca. Rompe un cuscinetto, disperatissimo il giovane pilota di BMW Monaco, ricordiamo che quel ragazzino fu mandato proprio da BMW Monaco per fare esperienza, e sulla scia di quella ottima esperienza BMW quest'anno rimanda un altro pilota ufficiale, pilota tedesco, a correre con la BMW. Poi la Lamborghini di Imperiale, anche quella un problema di Frassinetti, che ha un problema ai box, quindi viene penalizzata e poi va a vincere Stefano. Quello è stato per me il weekend veramente molto intenso, della durata di 3 ore, perché una gara endurance molto lunga, è stato forse il weekend l'ultimo e quello più bello, più combattuto della stagione. Sì, tra l'altro Eric Johansson era molto dispiaciuto, ma lo stesso Zanardi, ma poi anche Comandini, perché comunque BMW in questi ultimi anni, insomma, ha fatto un bel passo in avanti per quanto riguarda, diciamo, le prestazioni. Stefano certamente se lo ricorda, perché partendo dalla gara di Vallelunga, dove c'è stata quella penalità per Giancarlo per via del semaforo, ha dovuto recuperare, mi sembra, circa 25 secondi, arrivò sotto la bandiera a scacchi, cioè non riusciva tra poco nemmeno a salire sul... abbiamo perso Rugolo, non riusciva nemmeno a salire sul podio, è riuscito a recuperare, ha fatto una gara incredibile, ma Antonio Fuoco, dopo la partenza al Mugello nell'ultima gara, stint centrale per Stefano, nel terzo stint ha veramente dato tutto. Un ragazzo che è un pilota che aveva già dimostrato nelle Formula, ma nel GT è uno che ha dimostrato di andare molto molto forte. Quanti abbiamo visto tantissimi formulisti arrivare nel campionato italiano e soprattutto andare forte. Vero, Gaudenzio? Sì, assolutamente. Normalmente una volta i piloti erano divisi da formulisti e i piloti di vetture turismo, vetture GT, e non c'era mai questa possibilità di passare all'uno e all'altro. Invece da un po' i giovani, ecco, utilizzano anche il GT come trampolino di lancio per una carriera che poi può andare avanti anche come pilota ufficiale. Fuoco è uno di questi, è stato pilota del Ferrari Drive Academy, lo stanno portando avanti, un pilota ormai ufficiale a un certo livello, lo abbiamo visto passare dalle ruote scoperte al GT, e ormai la sua carriera è lanciata. Tanti abbiamo avuto, ma è un cambiamento, evidentemente una volta dal kart si passava poi alle formula, oggi invece
Tra tutti, per esempio, abbiamo anche Mattia Drudi, no? Mattia Drudi è un pilota che era nato con le Formula e poi c'è stato il passaggio alle ruote coperte, dove è un pilota ufficiale Audi, tra l'altro. Esattamente. Insieme anche a un altro grande manico che abbiamo visto anche nel campionato italiano, che è Mirko Bortolotti. Stefano, che cosa ricordi di quella stagione? Soprattutto c'era stata appunto questa domanda. Tra l'altro salutiamo anche gli amici della scuderia Ferrari Club Portofino. Com'è correre con Jacques? Com'è correre con Jacques? Correre con Jacques... Quello che puoi dire. No, si può dire tutto, tanto... Sì, abbiamo visto tutti anche la simpatia, ci sono anche dei video sì, delle puzze che avete fatto nei... esatto, molto simpatici inizio stagione. No, è correre con Jacques. Cosa? No, prima mi chiedeva Stefano un aneddoto, no? Io ho 18 anni di campionato, ho tantissimi aneddoti, ma quello di quest'anno con Jacques supera tutti gli aneddoti dei 17 anni precedenti. Addirittura, poi lo racconteremo, ma possiamo anche raccontarlo adesso, questo aneddoto. Stavamo facendo una ripresa per Facebook, perché poi la nostra pagina Facebook del campionato sta avendo un grande successo, e stavamo registrando appunto un'intervista a Stefano Gai e a Jacques Villeneuve, eravamo ai box di Monza, stava parlando, poi a un certo punto si interrompe chiedendo a Stefano: ma chi ha scorreggiato? Perché effettivamente si sentiva una certa puzza. E insomma, io sono andato avanti a registrare e poi l'abbiamo... È rimasta sta cosa, ma l'abbiamo poi mandata in onda. Inizialmente non volevamo mandarla, poi l'abbiamo mandata e devo dire che è stata ripresa da Radio 105 e ha avuto non so quante migliaia di visualizzazioni in rete con Jacques Villeneuve, che nel corso di questa intervista dice: ma hai scorreggiato tu? Cioè, proprio con una naturalezza che Stefano Gai è esploso in una risata. Quindi per 2020 troveremo il soggetto, quindi addetto alle flautolenze, quindi con un picco... Era un ingegnere, non possiamo fare nomi, ma era un ingegnere che era a pochi centimetri da noi, che si è lasciato andare leggermente. Non era Bonardi. Ecco, allora date la colpa a Bonardi. Io invece di aneddoti ne avrei una marea, ma prima parlavamo di Montermini, proprio a Vallelunga, con la Ferrari 575 GTC, c'era anche Santaniello, all'uscita credo del Tornantino, si sono presi, si sono sbattuti fuori, praticamente Montermini esce come un missile da dentro la macchina e praticamente cazzottava sul tetto della 575 insultando Santaniello, che non è sceso di macchina, e Santaniello insomma era molto molto più alto, insomma. Te ricordi questa, Gaudenzio? No, questa non la ricordo. Questa esattamente non la ricordo. Montermini che fece la pole a Imola con la Salin, che praticamente nel giro in cui ha fatto la macchina fumava da tutte le parti e riuscì a fare la pole, e poi quella macchina, tra l'altro, portata da Dirisio a Vallelunga, storico fu il sorpasso di Morbidelli all'esterno della Roma sull'MC12 di Perazzini. Anche quella fu una cosa incredibile. Comunque, diciamo che un campionato veramente che ci ha regalato delle grandi emozioni. Rugolo, però, praticamente parlavamo prima del coinvolgimento con Michelotto, però sei istruttore anche Ferrari, quindi, ma hai lavorato anche per quanto riguarda il programma FXX. Beh, ci lavoro scritto... ancora, però, sì. No, sì. Non mi lasciano a casa, ci lavoro ancora. Sì. Sono uno degli istruttori che, per quanto riguarda Ferrari, faccio il tutor dell'evento, a rotazione siamo generalmente io e Maurizio Mediani per la maggior parte delle volte a fare appunto i direttori del corso, e dopodiché sono anche uno degli istruttori del programma FXX, che è un programma, per chi non lo sapesse, che
stato, diciamo, concepito e voluto da Antonello Coletta e rappresenta una sorta di club, ok, dove ricchi facoltosi appunto vanno a girare in pista con queste vetture che sono le FXX, ovvero vetture di derivazione dalle supercar di Ferrari, quindi la Ferrari Enzo, la Ferrari e anche la 599, nonché tutte le Formula 1 storiche pre-hybrid. Sì, anche perché sappiamo che comunque le hybrid ancora non sono vendibili, perché comunque c'è la complessità per quanto riguarda l'ibrido. Una vettura, esatto, che praticamente dell'originale, della FXX originale, che poi tra l'altro era una vettura nata dalla Enzo, e mi ricordo appunto, proprio parlavamo di aneddoti, un anno a Spa c'era una vettura abbastanza strana nel paddock, no? C'era già il paddock quello nuovo, e sotto c'era una macchina strana che sembrava un incrocio tra un 348 e un 355, con questi scarichi proprio laterali, e era quello lì, abbiamo scoperto che era uno dei tre prototipi viaggianti della Enzo, e era stata targata tra l'altro francese, quindi pensate un po' che cosa particolare era quella lì. Gaudenzio, quest'anno quindi il campionato parte a metà luglio, stiamo aspettando questi benedetti protocolli. Secondo te, opinione personale, quanto potranno cambiare da quelli già messi in atto per quanto riguarda i test? Allora, direi questo, che le prime gare sicuramente non avranno il pubblico in autodromo, sicuramente. Noi speriamo che poi nel corso della stagione, magari con una situazione di emergenza sanitaria meno pesante, poi magari si decida di magari far intervenire un po' di pubblico solo in tribuna, magari non farlo venire al paddock. Comunque le prime gare con molta probabilità non avremo il pubblico, sarà a porte chiuse. E naturalmente sono vietati tutti gli assembramenti, quindi tutte le occasioni di incontro nel paddock non ci saranno più, a cominciare dalla sessione autografi, purtroppo non ci sarà. Così come il briefing con il direttore di corsa, ricordate quei briefing e quelle sale con 50-60 piloti non è più possibile, quindi sarà un briefing, vedremo, online. Le verifiche, ricorderete le verifiche sportive, no? La fila negli uffici, tutti i piloti accalcati, non ci saranno più, saranno delle verifiche online. Ok, quindi saranno evitati tutti quei momenti appunto di incontro e di assembramento con i piloti. Michele, questa è una bella cosa. Questa è stata delle verifiche online, è una bellissima cosa. Come si è scoperto il lavoro a casa, ok? No? Anche noi abbiamo scoperto che tante cose potevano essere fatte anche online, no? Vi ricorderete quelle file interminabili per le verifiche sportive? Ebbene, si faranno online, si faranno prima, si faranno online anche le verifiche tecniche. Verranno gli ingegneri tecnici presso le tende dei rispettivi team, ok? Cioè si evitano, okay, tutte quelle possibilità di assembramento. I piloti. Questo è importante, anche perché comunque si arriverà già in autodromo, dove diciamo c'è una cosa in meno da fare. Assolutamente, ci sarà un protocollo rigidissimo. All'ingresso dell'autodromo verrà misurata la temperatura. All'ingresso dell'autodromo saranno consegnati i braccialetti, saranno dei pass personalizzati, un numero contingentato per ogni team. Stiamo vedendo adesso, stiamo decidendo in questi giorni quanti addetti, quanti meccanici, quanti addetti al team per ogni vettura. Quindi non ci sarà la possibilità di avere le hospitality, i vari catering, le hospitality per gli sponsor. Questo purtroppo è un divieto assoluto che le autorità. Gaudenzio, sì. Scusami, sì, se interrompo, ma quindi eliminate il cambio gomme?
No, assolutamente no. Allora, noi stiamo vedendo in questi giorni che nel cambio pilota allungheremo la finestra per il cambio proprio perché non ci sarà più l'aiuto dei meccanici al pilota per scendere, quindi il pilota dovrà scendere da solo, staccarsi le cinture, scendere da solo, Il l'altro problema, deve il problema non è appena scendere, il problema poi non è c'è scendere, il problema è salire. la sanificazione della vettura. Quando esce un pilota, adesso stiamo vedendo in questi giorni, probabilmente con un impianto di sanificazione, quelle bombolette che vengono poi accese all'interno delle vetture, 1 minuto e poi il secondo pilota può salire. Stiamo verificando come poter organizzare il cambio pilota, che è confermato, cioè in una gara come la 3 ore. nostra è in 3 ore, è indubbio che un cambio pilota, rifornimento, cambio gomme deve essere fatto. Questo è indubbio. E né è pensabile, come qualcuno aveva così paventato, gare sprint, facciamo una gara 1 la fa un pilota, gara 2 la fa l'altro, così evitiamo il cambio pilota, evitiamo tutta la problematica della sanificazione della vettura. No, sapete voi che il cambio è importante. C'è un gentleman, c'è un pilota professionista, molti gentleman corrono con i professionisti proprio per avere, no, alcune facilitazioni. Le gare saranno sullo stesso format, allungheremo il tempo di fermata perché ci saranno meno addetti alla vettura, perché dovremo contingentare il numero. E c'è un problema di sanificazione della vettura, anche se detto tra noi, voi siete tutti piloti, sapete che all'interno dell'abitacolo avete la tuta, il sottotuta, il sottocasco, il casco, i guanti, quindi possibilità, no? Siete estremamente protetti sotto questo punto di vista. Ok? E quindi possibilità di contagio non c'è, anche perché poi abbiamo detto che i piloti sono persone che non salgono sulla vettura degli sconosciuti che non sappiamo da dove arrivano. I piloti sono sempre gli stessi, per cui possono essere benissimo verificate le loro condizioni di salute. Ah, ecco, intanto abbiamo. Oh, Ecco. finalmente è arrivato Ugo. Ah, mancava Comunque, il grande Ugo. che poi il problema più che altro nel cambio pilota è quando il pilota rientra in macchina, perché la cosa importante sono le cinture di sicurezza, dove sappiamo benissimo che quella centrale è un pochino più difficoltosa, quella bassa, ma come ci insegna il regolamento del blank pane, tanto nel blank pane c'è la telecamera dentro, si deve guardare, che è una cosa molto importante per la sicurezza, il fatto che la cintura sia sopra l'ANS e non sotto. Perché è capitato in alcune gare del FIA GT dove la direzione gara si è accorta che c'erano delle cinture sotto all'ANS, quindi pericolosa, e il pilota è stato costretto a fermarsi e a rimettere a posto le cinture. Quindi c'è anche da dire Sì, questo, c'è anche da dire che comunque i piloti anche hanno sotto quella è una casco, stupidaggine. casco. È successo nel FIA GT, l'anno No, è successo. lo so, no, immagino che sia successo, però vorrei condividere con Lorenzo e Stefano. Quante volte vi è capitato a voi di girare in gara, le cinture si allentano e dopo una finisce sotto mentre stai girando sotto l'ANSA? È capitato, penso, a tutti quanti. Ma anche a qualche cambio Perché? pilota, come si diceva qualche volta, può essere, però è una cosa che No. se non finisce completamente sotto, si sistema sul rettilineo, si sistema. Sì, però mettiamo anche il caso che il cambio pilota possa avere un tempo standardizzato, ok, per fare tutte le cose con tutta la calma necessaria per farle bene in macchina. In estrema sicurezza allungheremo il tempo di fermata, di cambio, proprio per garantire questo, ok? Non, lì purtroppo non Ma si farà in guardate, velocità, un tempo di assoluta sicurezza. Ma va benissimo, ma è corretto. se posso dire una cosa in relazione a questo, io diciamo poi immagino volente o nolente che
al di là poi forse dei gentleman, lo dicevamo anche di qualcuno prima, diciamo fuori onda, per tanti piloti, soprattutto credo in Italia, ci sarà anche il problema, per così dire, e di conseguenza questo problema per i piloti si riversa sui team, okay, che lo fanno di mestiere, e come invece pochi piloti lo fanno di mestiere, si creerà evidentemente dei problemi a livello di ricerca e di chiusura del budget, no? Stavo pensando mentre parlavi, Gaudenzio, comunque di un qualche cosa che ovviamente avete già affrontato e state insomma cercando di definire, appunto, per quel che riguarderà le gare, e diciamo problema tra virgolette superato per i test, dove non c'è poi tutto questo assillo attaccamento alle tempistiche. Allora, secondo me un qualche cosa che può essere anche applicato in termini ovviamente di sicurezza alle gare sprint, dove tutto sommato un'ora di gara si fa mezz'ora, 35 minuti un pilota, 25 l'altro. Ok, stavo pensando per quel che riguarda le gare endurance, ok, poi ripeto, siete in tanti, ci saranno sicuramente anche fior fior di consulenti e piloti più esperti di me. Io ormai la sto vedendo un pochettino più dal punto di vista forse dell'imprenditore che non di quello che sta dentro la macchina, e pensavo che per esempio in riferimento più diretto alle gare endurance, visto e considerato che dovrete sicuramente dilatare, come dicevi tu, i tempi, ok, sono imposti, ma per così dire il tempo poi della gara, le tre ore totali, continua a scorrere, di dare un tempo imposto, supponiamo anche di, che ne so, dico la mia, 5 minuti, ok, visto che c'è meno personale, visto che c'è questo problema di sanificazione, in 5 minuti vuol dire semplicemente ricoverare la macchina di nuovo nel box, ok, con diciamo con una tutela diversa, ma soprattutto la possibilità per con meno personale di fare rifornimento dell'autovettura all'interno del box, tale per cui non c'è necessità di avere tutta la strumentazione per poter fare invece benzina all'esterno, e con, se vuoi, una riduzione di costi, tanto nel momento in cui dai a tutti lo stesso tempo imposto, 5 minuti se fossero, diciamo, sufficienti per sanificazione e quant'altro, in quel caso alla gara non c'è pubblico, non hai tolto niente. I piloti fanno degli stint che sono più brevi, però probabilmente avete tolto dei costi al team, che hanno più materiale da portare, più fatica da fare, e in termini di sicurezza lo sappiamo tutti, e Michele e Stefano, che hanno fatto abbondanti gare di durata come ho fatto io, in termini di sicurezza è meglio fare con i boccioni della benzina nel garage con la persona, con l'estintore e quant'altro, che non farlo all'esterno con una macchina che ha i freni roventi. Insomma, c'è molto più tempo per fare tutto, e secondo me c'è meno, per i team, meno dispendio, diciamo, di denaro. Non abbiamo tra l'altro abbiamo io di gare, anch'io di gare endurance, bene o male ne ho commentate abbastanza, e ovviamente le apparecchiature di rifornimento, che ovviamente pochissimi hanno come proprietà, ma vengono noleggiate. Ad esempio, quando c'è la 12 ore Creventic o roba varia, il sistema di rifornimento è completamente diverso, perché si va ad avere delle pompe di benzina, e praticamente il meccanico va lì e tramite la pistola va a fare il rifornimento al di fuori dei box, quindi si eviterebbero problemi come arriva a fare il rifornimento, la macchina è caldissima, i freni così, e poi potrebbe, una volta finito il rifornimento, andare al box, cambio pilota e sanificazione. Potrebbe essere anche questa un'idea in questo tipo di formula. Credo che anche voi che avete fatto Abu Dhabi, queste gare così, credo che a volte abbiate Dubai. Trovato questo tipo di rifornimento. Dubai. Dubai.
Io l'ho visto nella 12 ore per quanto riguarda Creventi, che quindi è un altro sistema, tipo al Mugello quando si arriva a corsia box si entra, prima della palazzina ci sono i vari rifornimenti con le varie pompe e poi dopo la vettura, una volta fatto il rifornimento, va al box, viene fatto il cambio pilota, in questo caso potrebbe essere fatta anche la sanificazione. Sì, ma allora, tornando al discorso di sanificazione, io secondo me non dovrebbe neanche quasi essere necessario un cambio pilota. Posso capire magari prima di entrare in macchina quando ci lavorano i meccanici, però sicuramente saremo tutti sottoposti a delle verifiche prima di entrare in autodromo e appunto, quindi magari dei tamponi e quindi se siamo sani, sì, la vedo dura che poi... a delle normative, no? Perché noi certo, questo è chiaro, è sicuro, però chiaramente tutti i vari sport avranno delle normative diverse, il nostro è uno sport un po' particolare. Ricordate gli anni scorsi cosa succedeva? I primi tre arrivavano sotto al podio, lasciavano la macchina, poi il meccanico portava la macchina fuori. Ora non è più possibile. Sarete voi, perché? Perché se il meccanico sale nella macchina che avete guidato voi deve essere sanificata, quindi pensa, quindi quest'anno non ci sarà più il podio, non ci sarà più l'arrivo del podio perché voi dovrete portare la macchina in parco chiuso, sarete voi a portarla in parco chiuso, quindi vedi ci sono delle normative sanitarie molto rigide. Io non posso urlare più al podio, quindi Ratel ha già fatto uscire il suo cahier de charge, il suo protocollo per le gare, ed è un protocollo veramente, lui l'ha già fatto uscire il protocollo rigidissimo. Pensate che non sono ammessi i giornalisti in sala stampa. Ratel ha già pubblicato il suo protocollo e è vietato il credito, non sono possibili i giornalisti in sala stampa, un fotografo ufficiale messo a disposizione. Ecco, quindi vedete come anche Ratel, che è l'organizzatore numero uno al mondo, pensate che ha vietato l'accredito dei giornalisti. Noi naturalmente stiamo valutando, stiamo vedendo, adesso abbiamo la nostra gara a luglio, quindi stiamo cercando di capire come muoverci anche per gli accrediti di fotografi e giornalisti e quant'altro. Però Ratel è uno che ha già detto no, non c'è pubblico, nelle prime gare pubblico zero, poi lui ha diviso in tre fasi, la seconda fase ammetterà il pubblico solo in tribuna, la terza fase ammetterà il pubblico nel paddock ma non all'interno dei box, ok? Quindi sono dei protocolli molto rigidi. Comunque io volevo dire una cosa a Stefano, che con Stefano ho corso assieme e io la sanificazione la volevo anche prima del Covid, quando correvo con lui. La stessa cosa che stavo dicendo io, ti giuro, la stavo pensando, l'avevo preparata qualcuno, perché qualcuno in macchina aveva l'ascella pezzata. Se ho corso con te non è stata sanificata la macchina, possiamo sopravvivere, perché c'hai gli anticorpi. Allora chiaramente perché oltretutto io ho una piccola concessionaria di macchine qua in provincia di Treviso. E come si chiama? Al momento non si capisce. Rugolo Auto, andate pure sul sito www.rugoloauto.com. Comunque, 100, no, fate gli scherzi. 100 euro dopo, Rugolo. Conti particolari? Gaudenzio, te la tiro dietro la macchina, quindi sei il benvenuto. A parte che a Caseo ho venduto delle macchine. Comunque, detto questo... 100 euro dopo, non si capisce, non si capisce benissimo neanche... almeno parlo di una piccola azienda come la mia, quella che è la responsabilità che dopo ha anche il datore di lavoro in termini di contagio eccetera, quindi è normale che la federazione debba fare assolutamente tutto quello che è previsto dalle norme e anche di più, proprio per eventualmente anche tutelarsi da qualsiasi tipo di polemica e nonché rischio anche penale, ecco. Però diciamo auguriamoci tutti quanti veramente di dover rispettare tali norme soltanto per una gara e dopo liberi tutti, e vuol dire che è passato tutto.
Sì, anche perché comunque per quanto riguarda i media, se consideriamo la quantità di media che abbiamo, la quantità di fotografi in sale stampa grandi come Misano, Mugello, Monza, per rispetto delle distanze, tutti questi problemi non ci dovrebbero essere. Ora Ratel ha fatto questo, giustamente, ci sono delle regole che vanno rispettate, però mi sembra un pochino assurdo, anche perché diciamo che campionati importanti, anche come il FIAGT, come il campionato italiano, campa anche di giornalisti che vengono, quindi interviste ai piloti e quant'altro. Quindi mi sembra una situazione un po' esagerata, però giustamente ci sono delle regole, vanno rispettate, e poi sicuramente, come dicevamo prima, questo è un work in progress. La prima gara è a luglio, c'è da capire da qui a luglio come potranno cambiare le cose, perché del resto abbiamo visto che qualcuno ha già anticipato che ha aperto prima, quindi c'è da capire bene. Quindi oggi parliamo di questo, domani cambia completamente, giusto? Esatto. No, ma ritorniamo. Vai. Stiamo vedendo il calcio, con il calcio, no? Avete visto che anche il calcio è nello stesso problema dell'automobilismo. Sì, anche se il calcio, secondo me, hanno fatto praticamente come sempre partito a sé, perché hanno già chiuso tutti i campionati dilettantistici, hanno chiuso già la Serie C, hanno mantenuto la Serie A perché è quella che gli porta il grano. Comunque, a prescindere da questo, ritorniamo a noi per quanto riguarda il motorsport. Vorrei, anche da Gaudenzio... Io non guardo, non sono un grandissimo appassionato di calcio, qualche partitina la guardo, ma veramente... Rigore per la Juve. No, ovviamente. Comunque quando prendo in mano la Gazzetta dello Sport vado a pagina 26, però c'è da dire anche un'altra cosa. Sì, sì, apro al contrario. Calcio, eh? Io le apro al contrario. Per dire che saltiamo in... Ho anche visto leggerla al contrario, quindi non è un problema quello. Esatto. Ma dite che traducevi, Gai. Comunque oggi la realtà è che il calcio ha un indotto di persone che ci lavorano dietro, e veramente è come parlare di Fiat, voglio dire. Non so quante migliaia o forse ci... Noi lo vedremo quando partirà la Formula 1, la stessa cosa. Formula 1, sì, ci sono... Ma veniamo a noi, ora basta Covid che mi sono già angosciato. Allora vorrei da tutti e quattro... Allora, a Gaudenzio, in tutti questi 18 anni, diciamo, è la gara più bella che ha mai visto, per quanto riguarda l'italiano. A voi tre, invece, la più bella gara che avete fatto, e qual è la gara che vorreste ancora fare e non avete disputato? Vai, Gaudenzio. Adesso mi prendi in contropiede. La gara più bella, ce ne sono tante. Tu ricorderai una di quelle gare dove si giocò nel 2004 il titolo tra Chiesa, Kessel e Riccitelli con la Porsche contro la rossa 370 Modena GTC. Stiamo riferendo al 2004. Sì, tra l'altro scaricata il venerdì sera ad Imola senza prove, e il giorno dopo mi sembra ci fu la pole di Andrea. E ci fu un duello Porsche-Ferrari che ci ricordò anche i bellissimi duelli che sempre aveva caratterizzato il GT, Porsche-Ferrari. E fu un duello che poi assegnò il titolo a Chiesa Kessel, dove tu, Stefano, eri facevi sì. parte dello staff, ricordo che facevi parte dello staff di Loris Kessel, il mio primo ufficio stampa. Esatto, e ci fu questa gara a Vallelunga, mi sembra. Sì, era l'ultima, era. Esattamente, dove fu assegnato il titolo della NGT, si chiamava quella volta, il titolo NGT 2004, e Chiesa e Kessel vinsero questo titolo nei confronti di Riccitelli. Non ricordo il compagno di Riccitelli,
poi adesso mi viene. Era la macchina quella lì, Red Bull, credo, quella era con Dieter Quester. Adesso non me lo ricordo, adesso 2004, ricordo e la gara, questo. E la gara fu vinta, tra l'altro, da Berton, che era in macchina con Linus, con la Ferrari, quella 360, quella gialla. E in seconda posizione, tra l'altro, era l'anno in cui c'era anche Lorenzo, che correva con Christian Wolff, con la JMB, con la Ferrari 550. Faceva un po' di Verbole e quant'altro, è Toto Wolff. Sì, Toto. Che noi abbiamo conosciuto. Toto Wolff lo abbiamo visto anche con Auto Orlando. Sì, tra l'altro gli è stato consegnato il modellino a Monza di quando correva, ma io lo avevo visto, mi sembra, a Oschersleben, credo, quella, all'epoca sempre con Kessel, che ricordiamo che Kessel è stato, credo, il fautore della GTC per quanto riguarda il 430, perché ricordiamo c'era il 430 Scuderia, con questo cambio, tra l'altro, che aveva partecipato allo sviluppo un'altra leggenda del motorsport italiano, che era Carlo Facetti. Quindi, e poi io mi ricordo un'altra gara, un duello sempre Porsche-Ferrari al Mugello, sempre con Riccitelli, ma con Alessandro Pierguidi, che praticamente si stavano abbastanza toccando molto da vicino, arrivati all'uscita della Poggio Secco, quindi la prima, la San Donato, si sale, Luco, Poggio Secco, continuavano a sportellarsi, mi sembra che Riccitelli era all'esterno, Pierguidi all'interno, Pierguidi mollò, levò il freno e praticamente Riccitelli scivolò davanti alla macchina di Pierguidi e andò a sbattere contro il muretto a destra. Oppure il sorpasso di Cioce all'esterno della Porsche con Liez, sempre al Mugello. Insomma, a me mi sono piaciute tutte, insomma, diciamo così. È difficile trovare la gara per eccellenza. Sì. Lorenzo, invece, a parte Le Mans. Ma penso che una delle gare, anzi nella realtà devo dire due, no? Anche se poi la seconda non l'ho conclusa e diciamo è rimasto un po' di amaro per tanti aspetti. Penso che mi debba riferire, senza nulla voler togliere ad esperienze, diciamo, più grandi o più complete, e sicuramente la vittoria delle finali mondiali del Ferrari Challenge con la 430 nel 2009 a Valencia. 2009, perché non avevo avuto, diciamo, una qualifica felicissima e partivo nono e riuscì a vincere. L'anno dopo ero nelle stesse, diciamo, condizioni, anche se ero partito un pochettino più avanti, e a 10 minuti dalla fine il buon Giorgio Sernagiotto mi diede una spintarella, e correvamo tutte e due per lo stesso team. Ricordo benissimo. Io finii in sabbia, Giorgio fu penalizzato e quindi diciamo che a F Corse, che potenzialmente poteva fare primo e secondo, non se ne fece nulla. Poi insomma, tra l'altro il 2010 invece fu anche lì la finale mondiale, fu caratterizzata da un qui pro quo che c'era nel mezzo, mi sembra, Belluzzi, e era l'anno in cui mi sembra anche il presidente Montezemolo con la Ferrari, con la California, rimase nella via di fuga. Era 2009 quello, perché 2009, realtà, perché poi 2010 di Alonso era in Ferrari per presentare Alonso, che non era ancora, diciamo, ufficiale, perché non si era concluso l'anno solare, però era già pilota Ferrari, e scappottarono con questa California. Il presidente pensò bene di fare un sabbione, un giro largo, niente, il presidente rimasero piantati in ghiaia, lui, Massa, Alonso
e la California, che se non mi ricordo male era azzurra, niente, l'impennata. Sì, 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 sì. Come direbbe un buon Tiziano Minuti, sono andati nel sabbione. Tra l'altro, scusami Michele, tanto vedo che sei bello rilassato, hai già preso un cazziatone perché ti stai allenando con la birra. Vorrei parlare di questo signore qua, che si chiama Federico Stirpe. Federico Stirpe è un preparatore che segue comunque Stefano, e mi chiedeva prima: come vi siete allenati in questo momento di pandemia? Ma scusami Stefano, parlo con Stefano Reali. Cioè, allora, stai facendo una presentazione di uno preparatore, eccetera, eccetera, e dopo dici che allena Stefano. Esatto. Cioè, gli rovini tutta la buona pubblicità che potevi fargli. Ah, ragione, scusa. Fede, tanto ci sta guardando, scusa, ma purtroppo è così. No, vabbè, con Federico ormai ci conosciamo da un po' di anni, però ecco, giustamente mi ricordava, voi come vi siete allenati? Io non rispondo perché non sono mai stato allenato come quest'anno col fatto della quarantena. Federico mi ha allenato 3 o 4 volte a settimana e mi dà appuntamento, sta lì e mi fa fare gli esercizi perché sa che alla fine da solo non farei nulla, quindi in video chat. Esatto, sì, col telefonino. Alla fine abbiamo scoperto, come stanno facendo d'altronde tantissimi preparatori in questo periodo. Mi fa anche i cazziatoni? Mi fa anche i cazziatoni e ci alleniamo insieme, quindi questo è un motivo anche di dire 4 cavolate insieme, visto che è anche un mio carissimo amico e è stato molto d'aiuto appunto quest'anno. Infatti una mia speranza è quella di poter tornare anche a correre per sfruttare anche questo momento di allenamento che non avevo mai fatto degli altri anni, perché avendo le attività in corso non si poteva magari fare. E vedo che Michele invece è molto molto allenato, tra l'altro l'ho visto un paio di mesi fa, era proprio bello in forma. E come grande. Lorenzo non lo so, ma Michele l'ho visto ultimamente. No, Michele, intanto vedi, cioè, scusa, alzati un po', Lollo, vediamo questo felpone. C'è lo su dall'inizio, non è che me la sono cambiata. Ottobiano Motorsport. Sì. Faccio. Che ti stai allenando? Faccio sempre tanti chilometri, ma prima li facevo a piedi e adesso in macchina. In macchina, però. Macchina per strada, macchina stradale, perché poi, come Michele sa, anche l'attività con il centro guida e tutto il discorso Ferrari, corsi clienti e quant'altro ovviamente sono interrotte. E poi dall'anno scorso mi occupo di un'azienda che vende, che noleggia autovetture. Peraltro quest'anno, Gaudenzio, avevo sottoscritto un accordo tale per cui avrei portato delle macchine esposte anche per mini test drive all'interno del paddock. Non mi avete nemmeno fatto partire, ma avete stroncato la carriera, diciamo, di noleggio. Di io infatti ho detto vai, così scrocchiamo un giretto qui. Sì, niente. Cosa scrocco? Mai una gioia. Rugolo, davvero, ma te non ti alleni? Allora, io ti giuro che mi sono allenato ad aprile, perché in concessionaria ho fatto assieme a mio fratello, penso, qualcosa tipo 70 cambi gomme. Giusto, l'invernale estivo. Esatto, e ti devi fare un mazzo della Madonna. A me piace la bicicletta. No, allora, io l'anno scorso ero arrivato a un livello di preparazione atletica fantastico, i primi di gennaio. Pesavo 7-8 kg in meno di adesso, eccetera. Dopo, purtroppo, il 2 febbraio dell'anno scorso. Che domande sono queste qua? Cioè. Un tot più uno. E ho fatto un brutto incidente l'anno scorso, il 2 febbraio, a Barcellona, in un test. E mi sono rotto costole, mi sono rotto il coccige, mi hanno dato punti su un ginocchio, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi quella cosa lì alla fine me la sono portata dietro, me la porto dietro anche adesso. Ho ricominciato, guarda, da una decina di giorni ad andare in bicicletta, però ho ancora poca strada, pochi chilometri, e quindi sono un grassone. Questa è la realtà. No, allora cominciamo a fregare, qui il grassone so io. A ognuno il suo. Vabbè, hai ragione. A ognuno il suo. Allora, intanto diciamo una cosa, allora, abbiamo detto che comunque la preparazione fisica è importante. Gaudenzio, in questi anni noi abbiamo visto, vabbè, i professionisti a parte, no?
abbiamo visto tanti gentleman driver dal 2004 ad oggi che hanno cambiato il loro modo di affrontare un weekend di gara. Cioè, prima le vedevamo un po' come fanno gli americani, no? Visto quando nella IndyCar hanno cominciato ad andare veramente forte, qualche pilota che si allenava un po' così a birra e hamburger svenivano praticamente nel Texas Motor Speedway, che dovrebbe essere quello con più G laterali, no? E quindi abbiamo visto che anche i gentlemen hanno iniziato a prepararsi molto bene, quindi c'è stata un'escalation di prestazioni anche per quanto riguarda i gentlemen. Assolutamente, anche perché le macchine di ultima generazione, se non sei a posto fisicamente, non completi la gara, quindi è cambiato anche il metodo, l'approccio. Magari prima il gentleman veniva per divertirsi, lo fa anche oggi, ma è più concentrato, vuole imparare dal professionista. Io ho visto tantissimi gentleman che hanno seguito attentamente le indicazioni del professionista. È cambiato tanto, sono cambiati anche gli investimenti. Una volta il gentleman correva con meno soldi, oggi in realtà spende molto di più, e quindi è cambiato tantissimo, ma la mentalità di approccio. Abbiamo questi gentleman oggi che fisicamente sono a posto, ma ripeto, è un obbligo per guidare queste vetture, ma poi hanno la mentalità giusta. Poi questo abbinamento che abbiamo fatto spesso gentleman professionisti, insomma, spesso si sale sul podio. Il segreto è anche questo, che un gentleman spesso può andare anche a podio, quindi i gentleman sono assolutamente cambiati rispetto a diversi anni fa. Li vedo più concentrati e ci sono dei gentleman che vanno davvero forte. È veramente stata una riscoperta per tanti. Sì, no, vero, tra vero, l'altro vero. Tipo Stefano, visto... Stefano va forte come gentleman. Sì. Vero. Sentite, tirate fuori un attimo, che poi diciamo che siamo un po' verso la fine, anche perché siamo a 1:40 e Guy deve portare fuori Ugo. Allora, tiratemi fuori qualche aneddoto o qualcosa che avete combinato tutti e tre, qualcosa di particolare. Qualcosa che possiamo dire ma che nessuno magari sa, tipo che cosa avete fatto prima te e Rugolo? No, beh, i segreti delle cose che faccio in intimità con Rugolo non si possono dire, però possiamo raccontare diversi aneddoti fatti in pista con Michele, ci siamo tanto divertiti e sono state forse le gare più belle, quelle che abbiamo fatto insieme, la prima nel 2017, quando io correvo con Team Black Bull, era venuto anche lì in sostituzione di quello che era il mio compagno di squadra di quella stagione, e poi l'anno scorso, esatto, con quella vettura lì, e poi nel 2018, quando è venuto anche lì in aiuto, perché mancava Giancarlo Fisichella alla tappa di Misano, e allora Fabio Baldini mi chiese qual era il pilota che avrei voluto al mio fianco, e abbiamo chiamato Michele proprio perché c'è un rapporto di serietà, un vero professionista, al di là delle cavolate che diciamo sempre insieme e passiamo tanto tempo a ridere, però sono dei weekend di gara dove si lavora bene, si cerca di raggiungere l'obiettivo con la massima professionalità, però allo stesso tempo nel primo momento di pausa che si può avere, diciamo, una marea di cavolate insieme, quindi è un weekend veramente piacevole. Infatti con Cioci avevamo tirato fuori in una gara che gli avevano portato il motorino dentro l'albergo. Dentro la stanza d'albergo Cioci si è ritrovato lo scooter, l'ha caricato dentro l'ascensore, è sceso giù alla reception, è uscito col motorino in moto, tra l'altro. A proposito di aneddoti, questa qui la cosa particolare, che è un modellino, però è un modellino da pista, è un modellino da pista, questo si mette sulla pista tipo polistil e si accendono anche i fari. Grazie Guy, grazie. Prego. E te Lorenzo invece, a parte il 2014, Le Mans è stata qualcosa di incredibile. Arrivati il mercoledì c'era una folla stratosferica, la notte avevamo davanti al camper un villaggio di olandesi che non è che aveva le lattine di birra, si erano proprio portati le spine
proprio con tutti i fusti ammassati e praticamente accesi bengala. Io praticamente ho fatto in piedi da sabato mattina alle 6, la gara è partita alle 3 e sono tornato a letto il lunedì pomeriggio alle 4. Lui dormiva. Ma vedi qual è il bello? Vedi qual è il bello del motorsport? Che vai alla 24 ore di Le Mans e ci sono in pista 300.000 persone, ok? Ci sono varie squadre diverse, ci sono tifosi Ferrari, tifosi Porsche, tifosi Audi, eccetera, sì, eccetera, sì, eccetera. E non trovi due persone che stanno litigando. No. E questo è il bello del motorsport, che non capisco perché non si possa diffondere un po' di più questa mentalità. Io in effetti sono rimasto, cioè credevo che fosse in quel modo, ma non come l'ho vissuta io, perché comunque l'ho vissuta con Lorenzo, ai box AF, la sala stampa, cioè la sala stampa era strapiena da tutto il mondo, da giapponesi, americani, australiani, c'era di tutto di più, secondo me mancava solo l'eschimese e addirittura mi ricordo che quell'anno Audi venne in sala stampa e a tutti i giornalisti regalò un rasoio elettrico della Brown per farsi vedere un rasoio elettrico. Poi i vari ospitali. No, è bello che tu abbia specificato per farsi la barba, perché sennò. Vabbè, ma te lo usi. Capivamo. No, Guy, ma te perché lo usi per le gambe? Ah, ok. Lo sappiamo tutti, ricordiamo che Guy per gli amici è Oleandro. No, neanche per le gambe. No, vabbè, sentite, quest'anno che fate? Cioè, che cosa ci sarebbe intenzione per voi di fare? Ecco, anche perché vogliamo scrivere qualcosa. Fateci sapere. Magari ci potesse essere qualcosa da scrivere, questo è il problema, per adesso. Stiamo lavorando, però è chiaro che a livello di federazione avete ufficializzato, diciamo, il calendario ieri, che so che comunque ci potrebbe essere qualche ancora piccolo scambio eventualmente tra date Endurance Sprint, di aspettare ancora qualche giorno. No, già c'è stata una. Sì, ma potrebbe anche essere, da quello che so, che ci sia un piccolo cambiamento, però... aspettiamo qualche giorno per ufficializzarlo. Guarda, Tavoni è bloccato, non ci dice niente. No, ma il calendario è ufficiale, è quello, però mi hanno detto che potrebbe esserci uno scambio eventualmente, però potrebbe esserci, non si sa, diciamo che l'ufficialità della partenza è arrivata veramente 2 giorni fa, quindi stiamo ora lavorando su una serie di programmi. Sono in contatto con Fabio Baldini per rifare eventualmente il campionato italiano, che era la nostra priorità. E è una situazione molto difficile quest'anno. Cosa? Con il Romano? Beh, ci sono tante opzioni possibili. Giancarlo è una delle più concrete, anche se ci sono dei grandissimi problemi economici quest'anno, perché ovviamente le aziende sono ferme da tanto. E anche perché poi ricordiamo che stagione. Ora aiutatemi se ma credo che durante gli anni le sponsorizzazioni si dividono in 3 tranche e la prima di solito dovrebbe essere a marzo, giusto? La seconda a luglio, e di solito vengono divise in 3, e diciamo che Ma quello dipende dai contratti che vengono fatti, dipende dalle aziende, non è proprio quello il problema è proprio quello di andare a chiedere ad aziende che in un momento così difficile supportino un programma sportivo che, diciamo, magari non è di primaria necessità per quanto riguarda il momento economico della vita dell'azienda, quindi quello è il problema principale. Io credo che ci sia da fare uno sforzo da parte di tutti per superare questo momento che ha colpito, chi più chi meno, però ha colpito tutto il mondo, e di conseguenza anche un piccolo messaggio per far vedere che ci siamo, che superiamo questo momento di difficoltà, e poi dopo ripartiremo, si spera, alla normalità l'anno successivo. È chiaro che ci sono tante difficoltà quest'anno, però già poter essere presente a uno dei due campionati sarebbe un grandissimo risultato. Sì, tra l'altro abbiamo visto che un po' in giro che sono stati fatti, portati avanti tipo degli sconti per quanto riguarda le iscrizioni e quant'altro, quindi ora vedremo un attimo, secondo me finché non c'era l'ufficialità di un campionato, cioè l'ufficialità del calendario, i discorsi stavano comunque
a zero, giusto Gaudenzio? Sì, beh, diciamo che con la pubblicazione del calendario abbiamo dato il là a tutta l'organizzazione anche per quanto riguarda il team. Noi subito ieri siamo usciti con la notizia che abbiamo ridotto le tasse di iscrizione, l'abbiamo fatto noi per primo come AC Sport e questo è un messaggio che vogliamo lanciare a tutta la filiera, diciamo così, delle competizioni, dagli autodromi ai vari team. Quest'anno c'è da tirare la cinghia. Noi abbiamo dato un bel messaggio riducendo sensibilmente le tasse di iscrizione al campionato. Adesso speriamo che un po' tutti possano così contribuire alla realizzazione di questo campionato. Dice bene Stefano, è importante che sia stato fatto, che ci sia, è importante partecipare e quindi saltare un'edizione sarebbe stata deleterio sia per noi come federazione sia anche per i piloti, quindi diciamo che questo campionato ci sarà anche se diciamo così a livello diciamo di spettacolo al paddock, ai box un po' meno, ma speriamo che ci sia spettacolo in pista, ecco, poche iniziative nel paddock ma tanto spettacolo in pista. Sì, tra l'altro ho visto che il contributo che è stato dato al campionato insomma è quasi diminuita del 50% la tassa di iscrizione, quindi mi sembra dai 3,5 siamo arrivati ai 2.000 euro più vabbè, IVA o roba varia, quindi un passo molto importante e quindi vediamo insomma di ripartire, speriamo ci siano tanti piloti, l'importante è che si parta perché comunque anche i team hanno bisogno di lavorare come i meccanici, ma dei professionisti. Allora, i team sono dei professionisti, no? Perché fanno questo per lavoro. Impegni, esatto, hanno i loro impegni finanziari, leasing, i mutui, le macchine vanno pagate anche se queste non corrono in pista, per cui i dipendenti, ok che c'è la cassa integrazione, ma gli impianti, ecco, quindi i team sostengono dei costi gli speaker. Ah, ma gli speaker possiamo fare a meno. Stavo dicendo la stessa cosa, specialmente di quelli che occupano tanto spazio, visto che abbiamo bisogno quindi, di spazi. Quindi per possiamo fare speciali. A meno anche di voi due, vero? Ma dicevo una cosa e poi andiamo a chiudere. Ma per quanto invece riguarda gli hot lap, cioè l'anno scorso abbiamo visto i giri, vabbè, in questi anni i giri veloci di BMW, di Mini, di Porsche, ci saranno sempre? No, assolutamente no. Non ci saranno perché quello è un assembramento, cioè quindi il fatto di radunare delle persone, farle salire in macchina, sanificare, ma il problema è importante perché poi la macchina va sanificata, va pulita, va e comunque sono vietate tutte le manifestazioni non inerenti alla vera competizione automobilistica. Poi magari nel corso della stagione con una situazione emergenziale migliore poi magari lentamente, no? Perché per esempio erano vietati i catering adesso invece i ristoranti sono aperti, no? Quindi probabilmente. Infatti voi avevate parlato di un catering centralizzato per tutti con dei turni dove i meccanici, i team dovevano mangiare all'interno del box e quant'altro, ecco, a turni però, perché sennò oppure con il classico sacchetto viene preparato da un catering centralizzato, non puoi mangiare lì, vediamo, insomma ci sono diverse opportunità e stiamo valutando come gestire al meglio, sempre assecondando le normative che in questo momento sono ancora piuttosto stringenti. Ecco, la nostra gara è a luglio, speriamo che qualcosa possa muoversi con più chiarezza nelle prossime settimane. Io arrivo, Lisa, Speriamo, come ho detto prima, speriamo che per luglio si sia allentata, vuol dire che è andato tutto quanto per il verso giusto. È questo, Michele. Allora, se l'attenzione, l'emergenza sanitaria si allenta, naturalmente
ci permettono, ok, di fare alcune cose. Certo, ve lo immaginate il nostro paddock? Vi ricordate il paddock, i gruppi di persone, il pubblico? Vedo. L'anno scorso è stato davvero bello. Ecco, quest'anno volevamo fare le cose ancora più in grande, per esempio la sessione autografe la volevamo organizzare ancora meglio rispetto all'anno scorso. Ecco, quindi vi immaginate un po' invece povero. Purtroppo è così. Mi sostituisco per un attimo a Stefano, no? Perché stavo, al di là del fatto che mi ha chiesto un aneddoto e poi in realtà ha risposto lui ai suoi aneddoti di Le Manna, ma Stefano lo conosciamo, e io invece volevo farti una domanda, se vuoi un pochettino provocatoria, ma che va di pari passo con, credo anzi di darti un'opportunità adesso battute a parte, che va di pari passo con quanto stavamo dicendo, quindi spese, budget e quant'altro, no? Allora, non dimentichiamoci mai, ok, che è probabilmente poi anche il motivo per il quale, sì, sicuramente la base è questioni culturali, ma il motorsport in Italia non decolla come altri sport, no? Perché c'è sempre, tra virgolette, un problema di costi, oltretutto per uno sport, diciamo così, così costoso, no? Diciamo soprattutto pro capite, no? Allora, sappiamo tutti benissimo, ok, da voi che, diciamo, amministrate, a noi che il budget lo dobbiamo trovare, che per qualsiasi sport, ok, e per qualsiasi sponsor, che cos'è importante per farsi finanziare? Tu gli devi vendere una visibilità. Questa sera mi sembra, meno che non c'ho l'arterio, che non abbiamo mai parlato, secondo me, se questa cosa è vera, una cosa che hai, diciamo, titolo per, oddio, adesso non so se mi sentite? Sì. Ah, no, sono passato sul telefono perché il computer mi è morto, e diciamo, una cosa molto, molto importante secondo me è dire e sapere soprattutto se, per esempio, visto che non c'è pubblico, non c'è questo, non c'è quell'altro, c'è la diretta televisiva, perché quella dà tanta visibilità, capisci? Lorenzo, mi dai l'occasione per confermare. Allora, okay, bene. La diretta televisiva c'è assolutamente con Rai Sport, ma potenzieremo anche lo streaming. È indubbio che nel momento in cui non può intervenire il pubblico, dobbiamo comunque potenziare tutte le altre modalità di comunicazione. La televisione, Facebook e lo streaming. Potenzieremo queste trasmissioni assolutamente, perché col fatto che il pubblico non è presente, dobbiamo comunque comunicare. Noi vogliamo comunicare, vogliamo che il campionato venga visto in televisione, quindi confermiamo le dirette televisive, questo lo confermo sin d'ora, ma potenzieremo anche lo streaming. Bene. Sì, tra l'altro penso che la possibilità adesso, con la tecnologia che c'è adesso, anche dei camera car, anche sul live, io ho assistito a dei camera car con ovviamente la telecamera in macchina, ma la telecamera andava live in streaming perché era collegata ad un telefono cellulare, oppure magari anche tramite dei droni, insomma c'è la possibilità di fare veramente tante cose, e soprattutto la visibilità in questo momento è importante, anche perché ci sono quelle aziende che decideranno di sponsorizzare, quindi dare il proprio marchio ad un pilota, e avranno comunque, devono vedere il loro marchio, quindi sarà importante. Abbiamo visto, se non erro, avrà la sua importanza. Già l'anno scorso abbiamo fatto a tutte le la gare trasmissione i collegamenti con il TG2 sabato pomeriggio alle ore 18 tutte le settimane, tutti i weekend, e in un paio di occasioni domenica, in occasione della Domenica Ventura su Rai 2, sempre collegamento dagli atto. Quindi con Rai si è allacciato un ottimo rapporto, che abbiamo naturalmente riaperto quest'anno prima dell'emergenza Covid, adesso riprenderemo, ma comunque con Rai c'è un ottimo rapporto, e quindi confermiamo.
Sì, e poi tra l'altro c'era anche... C'è Lorenzo, ce n'è due, aspetta. Perché sei doppio? È doppio perché è collegato con tutte e due le cose. Tra l'altro ricordiamo che lo scorso anno c'era anche quel format che aveva Acisport, quella trasmissione con tutti i vari ospiti, con Giancarlo Minardi che veniva fatto... Lorenzo, devi spingere il telefono o qualcosa? No, non è che c'ho due cose sulla... Aspetta, vediamo se... Che bel rumore. Ragazzi. Oh, cancellami tu, non so cosa fare. Vai. Ci dovrebbe essere andato. E quindi sì, secondo me potrebbe essere potenziato tantissimo quello che è i servizi. Si potrebbe fare dei servizi anche sulla tecnica, andare a conoscere i piloti, come girano le macchine, quali sono le macchine, le varie curiosità da fare, c'è tutto, però l'importante adesso è non vanificare quello che è stato fatto finora sia dalla federazione e tutto quanto, quindi partiamo prima gara, quindi diamo anche l'appuntamento a tutti coloro che seguono in questo caso il campionato italiano Gran Turismo. Ricordiamo che quest'anno diventa maggiorenne, che a metà luglio, quindi il 19, ci sarà appunto la prima gara Endurance, e questo signore con la camicia bianca da cameriere dovrà ovviamente difendere il titolo di campione in carica per quanto riguarda l'Endurance. Anche per lui ricordiamo due titoli italiani, pluricampione nel Challenge, stessa cosa per Lorenzo Casè. E quindi diciamo che siamo arrivati alle 2 ore, quindi vi lascio liberi, vi ringrazio di aver avuto pazienza, ormai ne avete avuta ormai per tutti questi anni, soprattutto quando Tiziano Minuti mi dice che arrivare in autodromo alle 8:30 e sentirmi strillare che quel pilota è andato in campeggio con quell'altro è stato qualcosa. Che vi dico, volete dire un'ultima cosa, volete salutare? Sicuramente salutare, ringraziare tutti quanti, anche chi ci ha seguito da casa. Guy, saluta Ugo intanto. Io saluto Lorenzo, Gaudenzio e Rugolo, e te no perché tanto non mi interessa. Saluta papà che sai che mi chiama sempre. Come mi chiama? Di vederci presto in pista tutti, dai. È l'unica cosa che mi sento di dire in questo momento. Sì, che tra l'altro tuo papà mi chiama sempre Bruno Vespa, quindi Gaudenzio, tu sei pronto? Sei carico? Sì, molto. Ti chiamo perché sbaglio. Ringrazio te, ringrazio naturalmente Lorenzo, Stefano e Michele, e l'appuntamento è non vi posso dire al pubblico, non posso dire in autodromo, seguiteci in televisione, ma voi però vi voglio vedere in pista, io voglio intanto scrivere nei prossimi giorni qualche news che vi riguarda, so che qualcosa bolle in pentola, poi naturalmente attendiamo conferme. Grazie, sì, a tutti. Grazie, ragazzi. Vogliamo vederci presto comunque, ragazzi, perché mi mancate un sacco tutti quanti dell'ambiente. Anche io. Chiudo con una battuta, nel senso che siamo stati di fronte a una situazione drammatica, Covid tremendo, dall'altro canto siamo stati tanto a casa con le nostre famiglie, quindi quello è stato un aspetto positivo sicuramente, diciamo che nella disgrazia che c'è stata è un aspetto piacevole, però veramente l'ambiente del motorsport, il profumo quando entri in autodromo, il rumore delle macchine, la voce di questo ebete qua in alto che parla in circuito al Mugello eccetera, sono cose che ci mancano probabilmente a tutti quanti tanto, quindi speriamo veramente di ripartire alla grande. E soprattutto le puzze dell'ingegnere nel box. Esatto. Bene, ragazzi, grazie ancora. Questo video poi lo metterò anche sul mio canale YouTube, anche se non lo guardate va bene uguale, però insomma, se volete far vedere a qualcuno, poi magari nelle prossime settimane, anche quando Gaudenzio avrà maggiori notizie, magari se riusciamo anche ad invitare il capo supremo Marco Rogano, vediamo insomma, no? Stasera era con Guy, quindi ci sta che... Saluti dal Scuderia Ferrari Club Portofino, grazie per la bella serata, grazie a tutti, buonasera, speriamo di vedersi presto e buonanotte. Ciao a tutti. Ciao ragazzi, ciao.